Ciao, io sono Billy Foster e questo è Storie. Da piccolo ricordo come fosse ieri, alle scuole medie il professore genuinamente ci chiese cosa saremmo voluti diventare da grandi. Io, reo di essere cresciuto con le videocassette registrate di Indiana Jones, gli dissi che sicuramente sarei diventato un archeologo. Ma a quanto pare ero davvero uno stronzo a pensarlo. Il mio amico Pasquale voleva fare il calciatore ed ora fa l'operaio ed ha 4 figli, dei quali uno si chiama Kevin Maria Chanel 4. La mia amica Fernanda invece aveva ambizioni molto molto più elevate, voleva fare la velina, essere mitologico, una ragazza destinata a ballare negli studi televisivi di Striscia la Notizia senza un vero scopo, se non quello di allietare in onanismo piccoli figli del patriarcato. Dentro di me una voce triste mi disse che probabilmente le nuove generazioni non sarebbero cresciute proprio bene. Mi alzai dalla sedia ed urlai: maledetti! Maledetti! Sì, maledetti, perché se da una parte ci sarebbero stati dei bambini affascinati da un uomo dal cognome che in realtà sarebbe stato un nome femminile, ovvero Piero Angela, che avrebbe sicuramente acceso nella testa che la parità tra uomo e donna sarebbe stata possibile, dall'altra parte sarebbe cresciuta una generazione dedita al catcalling e alla cura del corpo smisurata per attirare gli energumeni del futuro. Sì, perché la televisione ieri e i social oggi sono semplicemente la causa maggiore delle nostre turbe mentali e dei nostri fallimenti nelle relazioni. Negli anni 80, con la nascita della TV commerciale di Sir Silvio Berlusconi, ci avrebbero abituato a vedere culi e ghiandole mammarie con una certa nonchalance. In ogni trasmissione vedremo apparire donnine sorridenti che mostreranno le proprie grazie per allietare gli occhi dei nostri genitori seduti sul divano in canotta bianca. Nel 1988 non ne verrà esentato neanche un programma che dovrebbe fare satira ed informazione giornalistica. Il programma è appunto Striscia la Notizia, in prima edizione condotto da Gianfranco D'Angelo e da un giovanissimo Ezio Greggio. Scusa, sì. Adesso però finiamo con i festeggiamenti e iniziamo, iniziamo i nostri giornali. Allora con la posta pneumatica entrino le veline. Eh sì, culi, ne diamo le notizie, cerchiamo di fare satira, però i culi ci devono essere. Bei sederi polposi ed intriganti per far scaturire negli uomini del tempo quel sano patriarcato di cui avremmo avuto bisogno negli anni a venire. Donna, vai in cucina e preparami un panino e portami una birra. E non una birra qualunque, ma una birra di basso costo di cui fiero conservo una cassa da 24 nel congelatore. Sì, perché la birra l'italiano medio la beve ghiacciata, proprio per non sentirne assolutamente i sapori, perché accetta ed accoglie tutto quello che gli viene propinato, in questo caso appunto dalla televisione. Ma partiamo dall'inizio, perché le veline si chiamano così? Sebbene ci facciano venire in mente curve mozzafiato e abiti succinti, le veline hanno originariamente poco a che fare con il mondo dello spettacolo. Il termine è infatti storicamente legato al giornalismo. Nate durante la dittatura di quel tizio pelato che di nome faceva Benito, le veline erano i comunicati ufficiosi del regime per informare i giornali su determinate notizie. Erano scritte appunto su carta velina e già predisposte per la pubblicazione, e la loro pubblicazione appunto era obbligatoria per evitare ogni tentativo di polemica o disordine. Dal termine deriva anche il verbo velinare, che in gergo giornalistico indica proprio il dare una notizia conformandosi alle direttive di un centro di potere. Quello stesso potere che oggi viene semplicemente definito come figa, che ci ha reso ovviamente delle persone amabilissime ma allo stesso tempo anche molto 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 tristi. Negli anni 90 le veline diventeranno ancora più iconiche e saranno solamente due: una bionda ed una mora. La mia generazione ricorderà sicuramente con grande affetto Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis. Con Elisabetta noi uomini avremmo capito che per conquistare non sarebbe stato necessario un grande carisma e un titolo di studio invidiabile, ma che saremmo dovuti diventare dei calciatori professionisti come Christian Vieri, luminare e gran dispensatore di consigli per i giovani. Innanzitutto devono studiare, perché non tutti riescono a diventare grandi giocatori, quindi lo studio è molto importante. Poi fare uno sport, il calcio è molto bello,
divertirsi, perché è molto importante anche quello. Grazie Bobo, grazie per averci insegnato come bombarsi le veline. Quindi diventare velina diventa un modo per approcciarsi al mondo dello spettacolo, ma viene visto in modo ovviamente negativo. La donna in TV che si mette in gioco mostrando però semplicemente le proprie grazie, quelle donate da madre natura, per poi cercare di sfondare in altri campi. I tre consigli per essere un aspirante velina o per fare la velina: il primo è essere umili, porsi sempre con umiltà e con voglia di imparare, perché a Striscia c'è solo da imparare. Sicuramente in quegli anni avremmo imparato che studiare ci avrebbe dato ben poche soddisfazioni e probabilmente sarebbe partito un lento declino verso l'idealizzazione del successo come forma di svendita del corpo. Ti ricordi che bucio di quello che ti ho fatto? La velina diventa un mestiere, se così si può dire, ambito dalle giovani ragazze dell'epoca, che passano dal sognare di diventare veterinaria a diventare soubrette. Negli anni 2000 viene persino trasmesso un programma dove aspiranti ragazze possono diventarlo. Il 10 giugno riparte Veline. Chi sarà a condurlo? È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui! Signore e signori, eccezionalmente conduce il grande Ezio Greggio! Ah, il signor Ezio, colui che ci ha insegnato che l'amore non ha età. È lui o non è lui? Certo che è lui! Stupido e sexy Ezio! Ciao, sono Sexy Giletti. In questo video non sono ancora apparso. Volevo però dirvi che, al contrario degli altri, io sono solamente sexy e non stupido e sexy, ma semplicemente sexy! Giletti. Sexy Giletti però, oltre ad un invidiabile fisico e un grandissimo sex appeal, unisce queste caratteristiche ad altre utili, come per esempio quello di riuscire a conquistare delle over 60, ma soprattutto anche delle capacità giornalistiche, anche se discutibili, ma comunque buone. Le veline, come potrebbe anche essere qualsiasi tipo di soubrette, negli anni a venire si riconfermerà quello successo nei decenni precedenti, negli anni 80 soprattutto. La donna alla mercé dell'uomo come figura di potere. Ed io aggiungerei uno scambio di potere, corpo in cambio di successo, un gatto che si morde la coda, l'uomo che compra ed osserva e la donna che vende e fa guardare. Perché il problema, ragazzi, non è essere maschilisti, femministi, è proprio un problema culturale. Fino a quando ci sarà qualcuno che mostrerà il suo corpo per mero esibizionismo o ricerca di approvazione, ci sarà sempre un vecchio maiale a guardarlo, ed il maiale farà di tutto per guardarlo, con i soldi, con il potere, con la manipolazione. La verità è che siamo animali evoluti, ma evoluti male. Ma che ce frega, ora entrino le